Perché è importante Genova 2001? Perché è stato il punto di svolta, nel senso che la repressione di Stato c'è sempre stata, ma nel 2001 hanno deciso che d'ora in poi non si può più protestare, non hanno più sopportato alcuna dimostrazione di dissenso, qualche manifestazione di quelle quasi filo governative, va bene, ma qualsiasi corteo, qualsiasi gruppo che dica non siamo d'accordo viene represso. Quello che stanno facendo in Valsusa è assolutamente da stato non democratico, da stato repressivo, e questo la gente non lo sente, non lo capisce, e questo è il dramma. Abbiamo un giornalismo, quello, il grande giornalismo, completamente sdraiato come un tappetino davanti al governo, che non dice mai niente contro, e che come si fa? Come si fa senza un'informazione democratica? Perfino negli Stati Uniti, che secondo me non sono un esempio di democrazia, ma perfino negli Stati Uniti ancora c'è un giornalismo che dichiara, che mette in luce, che denuncia. Qui non c'è più, ci sono i piccoli giornali online, cioè, ma quello che fa la grande, che fa l'opinione pubblica della grande maggior parte delle persone, ecco, quelli sono tutti sdraiati come tappetini davanti a Draghi e a tutti gli altri. Grazie.